Il tuo inviato è con la mascherina, è emozionato, racconta benissimo quello che sta succedendo con un tono affannato. Tu sei in studio che lo piloti. Mi sembra di vedere questo con la tranquillità. All'Italia è mancata quella figura. L'Italia è stata un paese di inviati sul posto senza che nessuno dallo studio gli dicesse: vediamo che succede, calmiamoci. La reazione di venerdì è rimasta la reazione fino al fine settimana, fino a quando ci si è accorti che era troppo. Fino a quando, e attenzione, il culmine di quello che dici tu, degli inviati in giro per l'Italia, il culmine è domenica, è la giornata che poi vede, diciamo, si incarna quella giornata proprio nella figura del Premier che parteciperà ad una serie di trasmissioni televisive. Per noi era anche all'Arena, non Sì, è ma non è l'Arena l'arena dei da Giletti, Giletti. fatemi vedere un passaggio, perché quello è il momento più alto, no, di questa Sì. Perché agitazione da inviati, mettiamola così. Mi piace un sacco questa cosa che mancavo io. ti sei Mi piace. giusto che sia qui oggi a spiegare che cosa stiamo facendo, le misure che abbiamo adottato. Ieri c'è stato sicuramente un decreto legge che ha innalzato la soglia già alta del nostro rigore e quindi delle misure che abbiamo adottato. E poi è giusto, questo è il momento in cui dobbiamo comunicare alla popolazione, dobbiamo spiegare quello che sta succedendo. Io ho sempre detto dall'inizio che avremmo adottato una linea di massima trasparenza oltre che di massima cautela. Quindi, coerentemente a questo proponimento iniziale, sono qui a spiegare ai cittadini e ai suoi telespettatori. E qui, diciamo, parla tutto, parlano i dettagli, c'è il maglioncino, La c'è protezione la civile. protezione civile, perché poi da lì partiranno gli appuntamenti, ma ci arriviamo. E poi Certo. diventa una specie di ritualità, no? La ritualità del contagio, dei numeri, poi Dell'emergenza soprattutto. dell'emergenza. Però lì comincia tutto, queste sono le immagini in cui c'è il Premier col maglioncino che ci ricorda, in verità non è un inedito, abbiamo già visto altri Premier con il caschetto, Sì, con... beh, ma L'emergenza. durante le grandi emergenze, durante i terremoti, durante Esatto. quello che non si può fermare, diciamo, davanti a quello che ti Ma che tipo trova di spiazzato, comunicazione dal mio punto di vista è una comunicazione che punta all'immediato, che punta all'effetto immediato e coincide il sentimento di chi parla col sentimento di chi ascolta. Non si può negare l'emergenza. Perché è un virus di cui Certo, sappiamo sappiamo poco, pochissimo. lo scopriamo mentre andiamo avanti. Si può però distribuire i ruoli. C'è chi si spaventa, c'è chi va sul campo e c'è chi rimane a pilotare chi sta sul campo da Palazzo Chigi. Palazzo Chigi esiste perché è un posto in cui le emozioni non devono filtrare, non ti devono strappare dal tuo posto di lavoro. Ci deve essere qualcuno che si occupa dell'emergenza, ma ci deve essere qualcuno che riflette intanto se quello che si fa nell'emergenza è una reazione emotiva o è un'emozione ponderata. C'è quell'equilibrio di cui poi parleremo, immagino, presentando questo lavoro sulla Corte Costituzionale. Assolutamente sì, mi sta La ricordando che dobbiamo Costituzione. andare a parlare di quello. Un No, attimo solo. anzi, sto utilizzando. La Costituzione prevede un equilibrio tra le cose. L'equilibrio si mette alla prova nelle emergenze e non scompare. Anche perché è difficile conservare l'equilibrio quando tu sei